Ciao ragazzi, bentornati sempre qui dal Cap. Come state? Oggi vi propongo un bel mazzo Discard. Chi di quella gente che non vuole giocare Ela, ma che comunque non si vuole privare del Discard, usate Ghost Rider, raga. Usate sto Ghost Rider perché alla fin fine vi permette questo mazzo di scegliere una di Magneto o di Infinauta e giocare soltanto quella, di ripristinare solamente quella. Poi col Cavaliere ovviamente ci abbiamo la Spada d'Ebono, che è una branda allucinante, raga. Poi in questo mazzo ci abbiamo anche il pacco junk Annihilus, Sentry e Deud. Se non ci avete Annihilus, raga, non ha senso mettere sta roba. O a meno che voi non siete consapevoli della faccenda, no? E andate subito a cluggarvi a destra per poter usufruire di Sentry senza l'innesto del Void. Poi, alla fin fine, il funzionamento del mazzo è sempre quello. Blade, Lady Sif, le uniche due carte da scartare. Poi, altre carte così a cazzo. E andiamo subito a provarlo. Ah, subito l'avversario. Mi gusta sta faccenda, sai? Cavaliere. Subito. Ora, l'inizio c'è. L'inizio c'è. Se mi dai Zabu turno 2 sarebbe il top. Sarebbe il top questa roba. Giusto? Me lo dai? Quanto ci vuole, fratello? Dai, quanto ci vuole? Vabbè, dai. Nico, la prossima carta del gioco viene copiata. Fammela giocare. Sai che mi serve una carta che scarta? Tipo Blade Lady Sif. Bricca del mazzo? Raga, ma pure con Sokovia. Ma non ci voglio credere. Anche con Sokovia, cazzo. Vabbè, sti cazzi, alla fine lui si è preso Cable, va bene. E due The Hood, un demone. E Zabu. Sperando che mi dia cosa? Annihilus. Che sarebbe il top, buttargli in bocca i due The Hood. Sono tutte e due meno 6. E il problema qual è? Il problema è uno. Bene, uno fondamentale che non ho un cazzo. Questo è. E fai demone, fai spada. E fai blade, fate. Fai blade alla fin fine. Mi sta rubando tutte le carte, sto bastardo. Ok. Perfetto. Blade ritorna in mano. Adesso ci sarebbe una cosa. Intanto lì, tutte le mie carte lì. Su Bardi Luke dovremmo aver vinto. Il problema è vincere su centro con Magneto. No? A meno che tu non mi delizi. Vabbè, frate, dai. Vabbè. Che mi mette Magneto Cable? Basta? Non lo so. Ci ho preso io, quindi potrebbe fare anche un mezzo projectile, ragazzo, con Shang, quindi. Che vuol dire che fa? Ah, vabbè, non c'è un cazzo. Bello, GG. Ma c'è come nel mezzo? Ma c'è come nel mezzo il dinosauro, se me lo devi giocare. Vabbè, GG, nel senso. A me è molto comodo questa cosa. Poi si scopre fosse un bot il ragazzo. Non mi ricordo, non ho visto l'avatar. Non ho metabolizzato l'avatar dell'avversario. Ora, prossimo game. Graziati dall'avversario slash bot. Che, cioè, era sempre vinta con il dinosauro in mezzo. Sì, ma che sfiga, nel senso. Potevi darmi qualcosa di più interessante. Ora, The Hood. Sì, The Hood sì. The Hood, sì. Adesso sarebbe il top che tu mi dessi una carta che... Hey, wow. Demone. Cavaliere. Ok. Dammi una carta grossa. Fammi contro... Oh.
Molto bello. Che mi dai? Raga, ma non c'ho Hulk, non c'ho un cazzo sto Cristo. Non c'è niente. Spada ebano. Spada ebano. A meno che lui non ci abbia la Shulk. Ok. Una bella spada. Bella, pulita. Poi, volendo, si potrebbe pensare di fare subito. E dico subito. Ghost Rider. Così che mi prende sempre. Turno 5 faccio un nail. Sul turno 6 abbiamo la spada. Giusto. Mm-hmm. Forse no. Forse è meglio tenerlo per il turno 6 a Nidus, sai. Capito. E qui che giochi invece? Qui giochi Ebony oppure Nico Alto e... Ma non sei... No, devo giocare la spada, dai. Stiamo scherziamo. E via. Bravo, frate. Bravo. Ce l'avrà Lyot, il ragazzo. Bello. Pulito. Non ha considerato The Hood, mi sa. Non ha considerato The Hood. Anche Nico Minor ci salva. Bello. Victory. E te la porti a casa, frate. Te la porti a casa anche contro un bell'alto evo. Molto bello l'innesto di Oppa all'interno dell'alto evo, posso dire. A provare. Perché ancora non l'ho provato l'alto evo con quella... Con la grande speranza estiva di mezzo. Nico, dai, dammi un effetto bello, frate. Sole. Nel senso. Come Pixie. Ma come Pixie? Che vuol dire Pixie? Gioca intanto Nico. Avrebbe senso giocare Pixie? Avrebbe senso giocare Pixie? Ma sai che la voglio provare per il meme. Poi sta partita come va, va. E giochiamo Pixie qui, va. Giochiamo Pixie qui, poi se riesco a giocare carta che mi dà lui, che pesco io dal mazzo, più Blade in mezzo, mi scarta sia Infinauta che Magneto, poi fai doppio Ghost Rider, a voglia. Sarebbe il top che mi desse il Cavaliere. Il Cavaliere sarebbe il top. E il ragazzo giustamente deve ragionare su se stesso. Bello, fammi vedere. Ok, vediamo. Casualizziamo tutto. Wakanda. Una carta che posso giocare. Ma che cazzo vuol dire Zabu che tu... Cioè, è vero perché potevo andarmi veramente peggio la cosa. No cazzo, è vero perché le carte grosse ce l'ho in mano. Cioè si vede che non ce l'ho comunque Pixie, eh. E subito come la voglio giocare. E poi? Che si fa? Bisogna sperare. Ah, ma che match di merda. The Hood, perfetto. Grazie The Hood. Divino The Hood. No, non li voglio i due. Dammelo qua, va. Dammelo qua, dammi a Nylos, fammi pescare carte, fammi pescare robe, non mi ha dato né Ghost Rider né Sentry né a Nylos. Beta Red Pill per chiudere il cerchio e dirmi adesso io ti distruggo e non voglio sapere niente. Oh, vedi, va bene.
Demone e Anairos, intanto. Adesso ci abbiamo Shang. Ok, va bene. Olè. Non serve un cazzo, va bene. And... ehi, wow. Guarda. Ma guarda, ma tu guarda, ma tu guarda. Ma tu guarda. Ma tu guarda. E che faccio qua? Insomma, vincere perché? Perché c'è lui, c'ha bella re, c'ha due cose, diventa esponenziale, quindi nel senso io qui vinco e poi... così? Non ha senso, devo sperare che lui giochi Odino. Ho perso, ello. Il problema era questo. Cioè non potevo vincere. Non potevo vincere. Perché è tutto calcolato, fratello. Non dovevo giocare Pixie. Nel senso, perché c'avevo Zabu da fare. Io potevo fare poi Shang con Strider e scartare due carte, capito? Cioè l'ho voluto io questa cosa. Maledetta Pixie, stai bene dove stai, guarda, non ti prenderò mai all'interno delle spot. Le ho regalato il game. Giocate Wood, dai, giocate Wood, che sto mazzo sta anche girando in qualche maniera, blanda e buzzurra. Ok. Va bene, Nico, sì, ci sta. Giochi Demon adesso. Gli ha scartato Jeff. Si è messo male, frate, se ti ha scartato Jeff, si è veramente messo male. Gioca Demon in mezzo. Ok. Ora, Lady Sif mi fa pescare qualcosa di... cioè, Lady Sif me lo fai usare... no, frate, no, 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 non ci siamo. Non mi devi far pescare cose separate. Poi uno e l'altro. Vedi. Vedi. Grazie, me l'attacco al cazzo. Vabbè, gioca. Ok. Ma io lì ho perso. Comunque, io posso giocare Ghost Rider perché lo posso giocare. Anzi, fai prima Nihilus magari. E ci abbiamo Brio. E non vinco qui, non vinco qui. Non riesco a vincere. Non riesco a vincere. Non riesco a vincere, ho perso. Ho perso perché non basterà mai, cioè nel senso che mi sposti Storm. Persa. Lizard. Armor. E Blade. Oh, c'è tutto. Tutto, ha giocato tutto il ragazzo. Tutto ha giocato. Mi fa piacere questa cosa. Mi fa veramente molto piacere questa cosa. Grazie. Andiamo con l'ultima, va. Andiamo con l'ultima. Andiamo con l'ultima. Sto vedendo delle cose veramente allucinanti adesso. Bene, vediamo, vediamo di poter usufruire queste cazzo di carte finalmente. Cioè, io dovrei anche consigliarlo Marvel Snap sto mazzo, capito? Perché se tu mi fai briccare il mazzo, non consiglio un cazzo. Ehi, ti ho fatto anche la rima. The Wood. In mezzo. Godo. Guarda, non mi dà le carte da scartare, frate. Non mi dà le carte. Oh, e mo' ragioniamo. Cioè, grazie al ragazzo, comunque. Ringrazio il ragazzo. Distruggi, ormai non mi interessa più. Bella demone. Ok. E adesso, qui vinci. Perché qui vinci. E non esiste cosa. Ho 22 punti. Frate, ci abbiamo anche Ghost Rider. Ok, quindi con calma. Con calma che adesso facciamo tutto.
Di quanto ne vuoi questa Miss Marvel? Di quanto ne vuoi? Va bene, senti, fai a Nihilus. Qui. Ma come Devil Dino, frate? Che vuol dire Devil Dino? Che vuol dire Devil Dino? And Ghost Rider. Ci avrà Lyot. È un 50-50 perché lui c'ha Lyot. Oggi avete visto come Marvel Snap ha deciso di farmi perdere dei cubi. Cioè, quanto sono arrivato? A 92. Bello. Vi aspetto pomeriggio in live, ragazzi. Dobbiamo arrivare all'infinito. Vi aspetto. Provate in mazzo comunque. Al di là delle partite, vi posso assicurare che è forte.